Finito il caricamento, inizia questo primo game della Letna Comics 2013, la Cup di StarCraft organizzata durante questa manifestazione che noi siamo orgogliosi di streamarvi in esclusiva. Questo primo game della Best of 3 vede due avversari per quanto riguarda le leghe bronzo, argento, oro e platino. Spona nell'angolo in basso a destra con il colore arancione, la razza Zerg, fa parte del team Italian Elite Ronin, un giocatore che mi è stato vivamente consigliato nella chat di Twitch, quindi io sono qui per streamarvelo. Dovrà affrontare un avversario direi abbastanza temibile, quantomeno perché è un Terran che spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore blu, non ha alcuna tag di alcun gruppo Cobra. Vedremo come si comporta. Se non ricordo male, l'ho già intravisto nell'Iblu Cup, se non ricordo male, nell'Iblu Cup Silver, ma vedremo comunque cosa faranno i due giocatori. Per il momento Cobra si sta per wallare, inizia a costruire la sua Rax per wallarsi, ancora non ha preso nessun gas, siamo ancora a 12 di supply per il Terran, quindi potrebbe arrivare la prima raffineria per il Reaper Opening che normalmente i Terran fanno. Dall'altra parte invece 15 di supply per Ronin, vedremo se piazza la pull per prima o prima l'Hatchery. Vedremo un po', piazza subito prima la pool, quindi vorrà dire che vorrà produrre dei ling per andare ad arrasare, comunque per dare fastidio al suo avversario. Avversario Cobra che è partito con l'SCV per andare a scoutare Ronin, quindi no, decide di ripiegare con l'SCV, non ci stava ripensando, però forse un misclick. Non è andato ancora di 15 acceri. Il giocatore Zerg invece sta spostando il drone in questo momento e probabilmente costruirà subito l'acceri, visto che anche ha bancato 300 di minerali, quindi va subito con 15 pull, 15 acceri, una build abbastanza in linea per quanto riguarda il macro game. Non c'è molto altro da dire. Dall'altra parte invece abbiamo seconda Rax in costruzione e presa la prima raffineria con un solo SCV, quindi insomma una build un po' particolare per il giocatore Terran, che infatti aggiunge ora due SCV, probabilmente si era dimenticato di mettere gli altri SCV a prendere il Vespene, cosa che gli potrà costare la produzione dei primi Reaper, ma ha già prodotto il primo Marine e non sta andando assolutamente a Reaper, anche se, come vi dicevo, è un opening molto molto apprezzata dai giocatori Terran, perché permette di andare ad arrassare subito la linea mineraria avversaria, a meno che finché non escono le Queen. Per il momento Ronin sta macrando come se non ci fosse un domani, almeno così si dice in gergo. C'è un po' di lag, probabilmente dipende dai giocatori, non credo sinceramente da me, quindi aspettiamo per vedere come si evolverà la build dei due giocatori e su cosa opteranno. Per questo game, per il momento due Rax con modulo tecnologico e reattore, mi sembra una build del Terran improntata sulla massa bio, almeno a giudicare dall'opening che ha fatto fino a questo momento. L'SCV comunque sta facendo un buon scouting, doppio assimilatore preso, doppio estrattore preso in questo momento a 27 di supply, insomma in anticipo, insomma abbastanza in linea, anche se forse avrebbe dovuto prima puntare a fullare la sua natural il giocatore Zerg. Vedremo cosa farà. Ora un numero di droni 22 su 24 quasi maxato alla prima Hatchery, l'Hatchery principale. Intanto terza Rax per Cobra che sta andando. Vediamo anche le APM di questi due giocatori. Siamo a livello stratosferico di 31 e 20. Insomma, non sono le APM, scusate, non le APM. Le APM sono i comandi dati reali, non lo spam, ma più o meno come vedete sono uguali. Nessuno sta spammando ordini in più, ordini extra che non servono ovviamente a niente se non a fare appunto generare un po' di comandi extra. Che non vengono eseguiti, ma comunque sta producendo per ora Marine e Marauder in ricerca anche lo Steampack, e inizia soltanto in questo momento l'incremento metabolico per il giocatore Zerg, leggermente in ritardo. Ha messo anche giù la colonna delle blatte, quindi Ling blatte per il giocatore Ronin, mentre dall'altra parte abbiamo Marine Marauder per il giocatore Terran, che va in questo momento di terza Rax con modulo tecnologico, quindi penso più Marauder che Marine. Infatti sta producendo più unità. Intanto va anche ad expare molto aggressivamente direttamente nell'alloggiamento natural, dove dovrebbe essere la prima espansione, scusate.
mentre va a posizionare i suoi Overlord un po' lungo tutta la mappa, forse sono dei posizionamenti un po' troppo centrali. Di solito non si opta per avere gli Overlord qui perché sono facile preda dei Marine, almeno così mi dicono. Non ha deciso di mettere in costruzione, tra l'altro entrambi stanno laggando, quindi molto probabilmente ci saranno dei problemi sulla LAN che hanno creato sull'Etna Comics. Comunque spero che non ci siano troppi problemi per lo stream, perché altrimenti sarà un po' difficile continuare a commentare tutta la partita. Spero ovviamente che loro abbiano la possibilità di avere una buona connessione, ma comunque stavo dicendo, non ha optato per i Banneling, cosa che forse è molto utile contro la massa marina. Come possiamo vedere, in questo momento ha prodotto Cobra, 3 Marauder soltanto per Cobra, sta comunque continuando la produzione di Marine più che Marauder, ha ricercato anche lo scudo balistico, non ha completato, non ha fatto ancora alcuna armeria, quindi non ha avuto la possibilità di fare upgrade. Stessa cosa per il suo avversario, nessuna camera evolutiva ne va a piazzare ora in questo momento. 3, non nemmeno 2, già arrivato 3. Arriva una scan nella base di Ronin per vedere un po' cosa sta costruendo, e intercetta subito l'antro delle dradische, la fossa di infestazione, un po' insomma tutto il necessario direttamente dietro la linea mineraria. Non so se è un buon posto questo, perché comunque non c'è neanche un lanciaspore per evitare il drop di Marine. Insomma, ci sono due Impaler, ma comunque i Marauder possono tranquillamente portarsi a casa un Impaler senza troppi problemi, almeno due Medivac cariche di Marine Marauder. Ma per il momento i giocatori mi sembrano tutt'altro che orientati verso il push, sembra che vogliano macrare e comunque avere un esercito decisamente base per affrontare il proprio avversario. Per ora siamo 63 di Psi per Ronin, 62 per Cobra, indietro il giocatore Zerg, che come sappiamo deve avere uno Psi superiore al suo avversario, almeno dipende insomma dal valore di Psi, comunque deve avere almeno 10-20 Psi in più del suo avversario, perché appunto deve avere più droni per bilanciare la presenza dei muli. Infatti vediamo un SCV transfer per rendere operativa immediatamente la base, mentre Cobra si sente abbastanza sicuro, nonostante non abbia le Medivac della sua army composition con Marine Marauder. È infatti arrivato sulla rampa della Natural. Vediamo come andrà l'ingaggio. In avanti i Marauder coperti dal healing, cerca di chittarsi. Il numero di healing non è eccessivo, quindi riesce tranquillamente a distruggerli tutti anche solo con i Marine. Ci sono tre Blatte in difesa, le due Queen cercano di dare supporto con i loro aculei acidi. Morte tutte le Blatte, muoiono anche le due Queen, ma rimangono quasi intatti i Marine e Marauder. Ne ha perso soltanto un Marauder e un buon numero di Marine, ma vediamo subito, alcuni Ling sono usciti, riescono a portarsi a casa le prime unità, e praticamente rimangono soltanto un Marine e un Marauder, che vengono tranquillamente surroundati dai Ling, e non c'è più molto da fare per loro. Lo Psi è sceso 57 per Ronin e 69 per Cobra, che nel contempo ha continuato la produzione di Marine Marauder, e arrivano anche le mine in campo. Come vedete piovono i muli, vediamo ora le APM che sono sempre altissime. Anzi, le EPM, finito sia la fabbrica che lo spazioporto con i reattori come add-on, arrivano altre due racks. Buona comunque la build di Cobra, che sta continuando sempre a produrre racks per mantenere basso il livello di minerali di Vespene, mentre Ronin non ha ancora preso una seconda espansione, è da switchato a Banneling, quindi non produrrà probabilmente molte altre blatte. È arrivata anche la ghiandole patogene, quindi per avere più energia per l'infestor, per avere subito una crescita fungina. Evidentemente vuole puntare più su il danno ad area degli Banneling. Vedremo come andrà il prossimo ingaggio, ma ci sono già tre Medivac e anche delle Alien, che sono molto forti contro le truppe leggere come gli Speedling. E nuovamente va a pushare Ronin, mi sembra, va a pushare Cobra, scusate, mi sembra un po' in difficoltà Ronin, perché come vi dicevo è soltanto su due basi, mentre anche il suo avversario è su due basi, il che si farà sentire sulla lunga. La gara economica comunque è appannaggio del giocatore Zerg, probabilmente perché non ha abbastanza SCV il Terran. Comunque iniziano anche gli upgrade, gli uncini frenetici per aumentare la velocità dei Banneling. È andato un po' a poccare, come si dice in questi casi, con le Alien sulla rampa della Natural del giocatore Zerg, non ha fatto molti danni, piazza subito una mina a limitare del creep il giocatore Terran. Vedremo come
Come andrà successivamente, sposta la mina più avanti, ma credo che sia stata scautata dallo Zerg, almeno manda avanti infatti un link per far scattare la mina. Sappiamo che ha un cooldown di 40 secondi, quindi avrà tutto il tempo con un custode di intercettare quella mina, di portarsela a casa, ma non vuole rischiare troppi Beneling contro soltanto 4 Alien, quindi continua a poccare in avanti sempre Ronin, EPM questa volta molto molto più alte, siamo già a 180 per Cobra, che sta cercando di fare più danni possibili. La mina ha finito quasi il suo periodo di cooldown, quindi sarà nuovamente attiva entro pochissimi secondi. Dall'altra parte arriva un'altra espansione, sta giocando molto molto bene Cobra, perché comunque continua a tenere sotto pressione il suo avversario, ma nel contempo continua a gestire una buona macro. Andiamo a vedere gli SCV, siamo 46, 44 SCV contro 46 droni, e l'incam quindi sarà sicuramente a favore del Terran, anzi no, nemmeno troppo, insomma evidentemente non sta utilizzando appieno tutta l'energia dei muli, perché comunque potrebbe avere un income decisamente superiore rispetto a quello che in questo momento va con un Helion a scoutare la seconda espansione, ma non trova niente. È ancora un Ling in avanti per far scattare la mina, che tra l'altro si porta a casa anche l'Helion uccisa dal fuoco amico. Insomma è un po' strano, comunque è riuscito con questa buona giocata Ronin a perdere un Ling e a far scattare il cooldown alla mina, e anche a perdere a distruggere un Helion. Intanto arrivano 4 Medivac cariche di tanta felicità, cerca ancora la seconda espansione di Ronin Cobra, ma non trova niente, quindi rimane un po' perplesso in questo punto ad aspettare con le Medivac che accada qualcosa. E arriva anche le ghiandole sulle ali, ottima upgrade per i Ling, che gli dona ancora il 20% in più di velocità, quindi diventano veramente molto molto forti. Intanto boost sulle Medivac nella base principale, è arrivata anche l'antro delle Hydralisk e una macro Hatchery. Subito il drop va a cercare di distruggere le camere evolutive. In avanti i Ling più la Ultralisk, l'unica, una delle prime tre Ultralisk che ha in campo il giocatore Zerg, con il supporto delle Hydra, riesce a portarsi a casa 3 Medivac su 4, se ne salva soltanto una con alcuni Marine e Marauder. Lo Psi in questo momento è 140 per Cobra, 113 per Ronin, nonostante la sua armata abbastanza devastante, insomma a giudicare da Ling Ultra, Beneling e Hydra. Mi sembra che sia un po' indietro lo Zerg, perché il Terran sta già andando su con la seconda espansione e sarà presto operativa, sta facendo l'upgrade in questo momento a comando orbitale, quindi ben presto potremo vedere un'espansione volante che si andrà a piazzare in questo alloggiamento o in quest'altro, insomma uno dei possibili alloggiamenti per la seconda espansione. Sta attendendo troppo il giocatore Zerg con questa armata, evidentemente vuole cercare di massimizzare i danni con i Beneling e le unità che fanno danni ad area, come anche le Ultra. C'è soltanto un Infestor a fare compagnia a questa massa, c'è un altro Infestor in produzione. Intanto arriva l'upgrade 3 per l'attacco corpo a corpo, vediamo l'ingaggio come andrà in avanti i Marauder per cercare di tankare più Beneling possibili. Crescita fucina un po' su tutte le unità, anche sulle Medivac, riesce a portarsi a casa praticamente buona parte dell'armata, ma comunque ha perso tantissime unità il giocatore Zerg. Sono rimaste le Ultra con quasi tutta la vita, tranne una che è abbastanza danneggiata. Le mine si vanno a riposizionare più indietro, praticamente al limitare del creep. E lo Psi del giocatore Terran è sceso a 120, per ora siamo a 113 per Ronin, a 120 per Cobra. Partita molto molto tesa tra i due giocatori, che ricordiamo sono ancora di livello bronzo-argento molto probabilmente. Vedremo ancora in Morphing altri 8 Beneling, e è arrivato anche l'upgrade per gli attacchi a distanza a livello 3, quindi a praticamente tutti gli upgrade a livello 3, una volta ultimato quello dell'armatura e degli attacchi a distanza, va ad expare in questo momento, visto anche che ha 3000 di minerali, decisamente un po' troppi. Va a prendere un'altra Hatchery dopo la macro Hatchery che ha creato, e cerca anche le ghiandole, scusate, le rivestimento chitinoso per le Ultra, che gli dona ancora un 2 punti in più di armatura, rendendole quasi dei carri armati devastanti e indistruttibili. Scan sul limitare del creep per eliminare i biotumori, non ce n'era tantissimo bisogno, ma comunque è sempre meglio non far vedere all'avversario la posizione delle proprie unità. Intanto è buono lo split del
spread delle mine. Intanto va ad ingaggiare Ronin in questo momento, si sente abbastanza sicuro in avanti. Le ultra si prendono i primi colpi delle mine, i Beneling riescono a portare dei danni sostanziali, ma ci sono comunque le Marauder in avanti che subiscono tantissimi danni, ed essendo unità corazzate riescono a non cadere giù. Intanto ancora un ingaggio da parte di Cobra per cercare di contenere l'armata avversaria, ma ci sono le Ultra che stanno facendo tantissimi danni contro i Marauder. Le Hydra sono riuscite, scusate, a distruggere tutte le Medivac. Sono rimaste però due mine in queste puntizioni, in questi punti che, come vedete, fanno ancora dei danni. Distrutta un'Ultra poverina, un'Hydra poverina. Intanto va a pushare in questo momento Ronin perché sente che il suo avversario non ha abbastanza unità. Infatti, insomma, ha già un buon discreto numero di Marine, Marauder e Medivac, ma ci sono queste Hydra che stanno facendo tantissimi danni. Infatti è costretto a ripiegare nuovamente Cobra per non perdere il game. Una crescita fungina blocca le sue unità al di sotto della rampa. Arrivano le Hydra che stanno facendo con il loro DPS altissimo tantissimi danni, riescono a distruggere l'ultima Medivac. Rimangono soltanto un Marine e un Marauder. Arrivano in questo momento gli Hellbat pullati tutti gli SCV per cercare di tankare il più possibile i danni, mentre gli Hellbat dovranno fare tutto il lavoro sporco. Tre Marauder steampunk senza però il supporto di Medivac cercano di fare più danni possibili. In continuo l'afflusso di unità da parte di Ronin con dei Ling che cerca comunque di mantenere il push sempre vivo. Vediamo quante SCV, ha perso 17 SCV Cobra per cercare di fermare l'avanzata di Ronin. Un SCV molto coraggioso si va a piazzare sotto la rampa, forse per dare visibilità, ma comunque è lì fermo con un minerale. Probabilmente starà aspettando la fine della sua vita così inconsciamente, ma vedremo come andrà a finire per lui. Comunque ha preso la seconda espansione Cobra già da un po' di tempo, è già completamente fullata, mentre ha fatto in questo momento il drone transfer il giocatore Ronin, che rende operativa la sua seconda espansione. È molto indietro per quanto riguarda la gara economica e ora si può vederlo ancora meglio perché comunque ha perso tanto tempo, ha comunque soltanto una base operativa che è la Natural con tutti i droni che comunque sono concentrati su pochissimi minerali, mentre dall'altra parte la seconda espansione ancora non è operativa, ma il suo esercito è già abbastanza temibile. Hydra, Speedling, Beneling e Ultra, molto molto cattivo, molto una build molto particolare, una combo particolare. Ancora delle mine piazzate sulla rampa, questa volta cercando di difendere strenuamente la base di Cobra, che comunque passa 125 di Psi contro 107 di Ronin. Ancora in avanti i Ling e i Beneling per cercare di intercettare i Marine e fare più danni possibili. Sta cercando di chittarsi le unità una a una, non ci sono gli Infestor che facciano crescita fungina. Intanto sposta con un'ottima micro indietro i Marine, i Marauder avanti cercano di prendersi più danni possibili, ma comunque le Ultra e le Hydra sono tantissime, sta facendo moltissimi danni. Ronin potrebbe portarsi a casa il game, lo Psi è sceso per Cobra 70, 60, 54, sta comunque crollando 50 in questo momento. Per Cobra il game potrebbe essere verso una fase conclusiva perché sta comunque prendendo d'assedio la Natural del giocatore Terran. Le Hydra e le Ultra in pochissimi secondi riescono a distruggere il centro di comando e la Rax che erano qui sotto, ancora produzione di mine per cercare di fare più danni possibili, ma comunque le unità del Terran sono, dello Zerg sono tantissime. In questo momento non ci sono abbastanza difese per difendersi. La mina ha fatto qualche danno sui Ling, ma arrivano le Hydra e le Ultra che, come vedete, stanno distruggendo letteralmente tutto in continuo. Si vede un afflusso di Speedring e arriva il primo GG da parte di Cobra. Ritorniamo nella